Adesso parliamo delle prove della celebrazione del matrimonio. Qui ci riferiamo all'atto di matrimonio principalmente, ma anche al possesso di stato, cioè di stato effettivo di una relazione matrimoniale, non coniugale. La disciplina in questo senso è contenuta nella sezione settima, sempre del terzo capo, sulla procedura, il procedimento insomma, del matrimonio celebrato dall'ufficiale dello Stato civile. Al titolo sesto sul matrimonio del primo libro del codice civile dedicato alla famiglia. Ma diciamo, l'atto di matrimonio in pratica è l'unico documento che attesta, comprova, diciamo, la relazione coniugale ed è sempre, per tanti coniugi sono sempre chiamati a presentare questo atto per comprovare, diciamo, la relazione coniugale. Il possesso di stato, nonostante possa essere, diciamo, dichiarato da entrambi i coniugi, invece non dispensa da presentare appunto l'atto di matrimonio. Tuttavia può essere utile in circostanze particolari, cioè il fatto che si possa attestare che due persone hanno vissuto effettivamente appunto una relazione tipo coniugale, anche se manca l'atto di matrimonio, può essere una cosa che è utile, diciamo, agli sposi che vogliono, in mancanza dell'atto di matrimonio, comprovare la loro relazione coniugale, però solo in casi specifici, ovvero il possesso di stato, anche quando dichiarato entrambi i coniugi, non dispensa a presentare l'atto di matrimonio. Però se l'atto di matrimonio è mancante per una negligenza dell'ufficiale dello Stato civile che era chiamato a registrarlo appunto nei registri, o per dolo, perché qualcuno lo ha sottratto dai registri dello Stato civile, o per causa di forza maggiore, quale ad esempio un'inondazione, un incendio che diciamo, ha fatto venire meno tutta una serie di atti conservati appunto nei registri dello Stato civile, in questi casi, se è comprovata questa situazione, allora il possesso di stato della relazione coniugale è la base per provare in qualunque modo, cioè per attestare appunto in qualunque modo la relazione coniugale e dunque ottenere, diciamo, una sentenza tipo penale che è sostitutiva stessa dell'atto di matrimonio, ovvero che produce appunto, che viene registrata nel registro dello Stato civile e produce in pratica ha la stessa valenza appunto di un atto di matrimonio. L'atto di matrimonio che, come abbiamo detto già, quando parlavamo appunto della celebrazione del matrimonio, viene redatto direttamente dall'ufficiale dello Stato civile che ha celebrato le nozze immediatamente dopo aver dichiarato che il marito e la moglie sono uniti in matrimonio. Quindi, in pratica le prove, appunto, in caso di mancanza dell'atto di matrimonio, per ragioni appunto di causa di forza maggiore, le prove, cioè il fatto che venga messo con ogni prova, a condizione appunto che ci sia possesso di stato, l'effettività appunto di una relazione coniugale, è in linea con quanto accade anche rispetto all'eventuale mancanza dell'atto di nascita, no? Se lo stesso appunto è stato distrutto in un incendio o è stato sottratto, eccetera. Quindi ai sensi appunto dell'articolo 452. È chiaro che il possesso di stato di per sé, cioè il fatto che due persone vivano come una relazione, diciamo, coniugale, se mancato di matrimonio non è sufficiente, no, a dimostrare il rapporto di coniugio, perché anche i conviventi, ad esempio Moro Uxorio, convivono appunto come se fossero sposati, però nei fatti non lo sono. Quindi appunto per evitare, per scongiurare il reclamo di eventuali rapporti coniugali che invece non sussistono, si concede, diciamo, sulla base del possesso di stato di comprovare appunto la relazione effettiva che il matrimonio, cioè, effettivamente è stato solo in questi casi particolari in cui l'atto di matrimonio sia andato perduto per ragioni appunto di causa di forza maggiore, di negligenza dell'ufficiale dello Stato civile che era chiamato a registrarlo o comunque di un eventuale dolo.